Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello passata alla storia, ha parlato della sua vita privata nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dei Lunatici, in onda su Rai Radio 2. L'ex GFina si è separata dal marito, da cui ha avuto due figli, senza riuscire a trovare più un nuovo amore. Sono diversi anni, infatti, che Marina La Rosa, una delle concorrenti più corteggiate del GF, è single. A confessarlo, è stata lei stessa, ammettendo, "faccio fatica a trovare la persona con cui stare in sintonia". Marina ha spiegato, altresì, i motivi di questa sua difficoltà, precisando, "anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena". Dunque, Marina La Rosa è sempre una donna che sa cosa vuole, proprio come si è mostrata, appena ventenne, nel corso della sua esperienza televisiva. L'ex GFina, con la sua proverbiale schiettezza, ha analizzato i motivi per i quali è ancora single, spiegando cosa dovrebbe avere un uomo per attrarla. Non a caso, Marina ha affermato, "non ho scelto la castità, ne voglio essere asessuata. Sono libera e disponibile". Marina La Rosa, ecco perché l'ex GFina è ancora single e non riesce a trovare la persona giusta. Marina La Rosa ha rivelato, sempre a proposito della sua vita privata, "per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello, non mi eccito", sottolineando che proprio ciò costituisce la causa del fatto di non riuscire a trovare un partner adatto a lei. "Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché", ha concluso La Rosa. Durante la partecipazione alla prima edizione del reality, Marina è stata molto corteggiata, sia dentro che fuori la casa di Cinecittà. Tuttavia, la 45enne ha minimizzato, dicendo, "non mi sono mai vista così bella. Anzi, poi quando sono diventata un sex symbol mi faceva ridere, mi faceva piacere". Marina La Rosa ha toccato anche un argomento scottante, relativo alle molestie ricevute durante la sua carriera. L'ex GFina ha rivelato, "fu invitata ad una cena da una persona molto influente che doveva parlarmi di un progetto e io sono andata. Dopo cena, questa persona, mentre le chiedevo di cosa si trattasse, ha spento le luci e mi ha messo la lingua in bocca". Marina La Rosa ha continuato il suo racconto, dai risvolti sorprendenti, "in quel momento ho pensato, ma sì, dai, ma che sarà mai? Quindi mi sono ritrovata in questa situazione, cercando di partecipare attivamente, però non mi appartiene questa roba. Ad un certo punto, mi sono spostata, ho ringraziato, e ho detto che avevo un aereo l'indomani, presto e che sarei dovuta andare via. Ovviamente, al progetto non ho partecipato. Non ho denunciato questa cosa, ero molto giovane". La Rosa ha espresso le sue sensazioni più profonde, in merito all'accaduto, confessando, "in quel momento ti senti quasi come se avessi portato una determinata persona a credere di poter fare certe cose. Ti senti quasi complice, non trovi la forza internamente di poter reagire. È una cosa bruttissima. Se succedesse oggi, andrei subito a denunciare. Bisogna denunciare. Ci ho messo mesi a capire quello che era realmente successo. Sono stata molto male", ha concluso Marina La Rosa. Quest'ultima, a proposito della sua bellezza, ha detto, "quello che affascina di me non è tanto l'aspetto fisico, ma la persona che sono. C'è questa sensualità innata che, probabilmente, e da sempre, fa parte di me". Tuttavia, la vera rivelazione di Marina è stata la sua confessione, "non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai", motivata dalle spiegazioni che lei stessa ha fornito. Leggi anche, "Ballando con le stelle". Enrico Montesano rompe il silenzio dopo l'esclusione dal programma, "ecco come ho agito per tutelarmi.